Ben ritrovati di nuovo su Review You. Andiamo a vedere insieme questa posata ideale per il campeggio, per portarsela dietro se si va a fare escursionismo. Comunque, una posata che racchiude sia forchetta, sia cucchiaio, ma anche coltello. È una posata che ho acquistato su Amazon ad un prezzo di 10 euro in acciaio inox. Link in descrizione di Amazon. Seguiranno anche altre recensioni di articoli da campeggio. Infatti, vi consiglio di iscrivervi al canale. Allora, andiamo a vederle insieme. Arriva all'interno di una confezione di plastica, io sono già andato a rimuovere il tutto con questo moschettone e la posata che vi faccio vedere. È disponibile tra l'altro nel colore argento come questo, ma anche nero. Dimensioni di all'incirca 18. No, 17 e mezzo, anche abbondante, centimetri. Abbiamo la larghezza del cucchiaio, la misuro perché leggevo in alcuni commenti di Amazon che il cucchiaio è gigante, ma invece a me sembra un cucchiaio, anzi, normalissimo. Quindi abbiamo 5 centimetri, come avete visto, e 3 e mezzo. Mi sembra veramente normale come dimensione la forchetta. Anche qua 5 centimetri, 3 e mezzo. Parte seghettata all'incirca 2,5 abbondante, 2,8 forse. E come vedete c'è il foro per inserire il moschettone, qua la possibilità di aprire le bottiglie, che non è mai fa sempre comodo. Qua c'è il brand e devo dire che è comoda, non arriva all'interno di custodie particolari, quindi vabbè, non c'è la custodia, però è interessante. Farò anche una video recensione su altre posate, questa volta in parte in titanio, e magari vi lascio anche il link in descrizione del prodotto o della recensione che andrò ad effettuare sulle posate in titanio. Però volevo appunto acquistare anche questa perché contiene sia forchetta, sia cucchiaio, sia coltello. Prodotto veramente ottimo, secondo me. Pesa veramente poco. Andiamo a vedere il peso insieme perché è importante per chi magari va in montagna e si vuole portare poco peso. 42 grammi, 40, 51 con il moschettone, quindi siamo veramente a un peso contenuto, ma è anche resistente perché non si piega, sinonimo di qualità secondo me. E anche come odore non lascio un odore particolare. Link in descrizione se avete domande, non esitate a pormele.